Salve a tutti ragazzi, siamo Maka e Baka, che sta riprendendo col mio telefono, e il nostro primo unboxing sarà un Corsair Spec 03, ossia un case middle tower appunto della Corsair. Penso che sia il primo unboxing in italiano, perché in italiano, vabbè, quello che riesco a dire in italiano, YouTube Italia, con i big money che abbiamo comprato con la partnership che non abbiamo. Questa è la versione con ventole a LED arancioni, e andiamo ad aprire il nostro fidato taglierino. Andiamo a aprire. Il pacco è stato ordinato da Amazon e in pochi giorni è arrivato. E eccoci. E ce lo troviamo davanti. Con molta parsimonia. In their tongue is Dovahkiin's Dragonborn. È la cosa più professionale che io abbia visto. È l'euforia del momento. C'era qualcosa di sano. C'era un po' di polistirolo che ingombrava. Tipo le buste dove ci mettono i pandori dentro. Ma questa è la busta del pandoro? C'è anche lo zucchero. E questo è un pandoro. Ringraziamo Baka ed altri amici che mi hanno regalato appunto il case per il mio compleanno. Eccolo qua. E troviamo davanti due ventole frontali e la finestra laterale. Per fare figo se metti per fare lei. Figo. Che lui non mette figo, poi. Quindi. All'interno c'è una scatola che non ho capito. Proviamo per far vedere lo spazio dentro. Che nonostante le dimensioni ridotte, comunque un case molto capiente, che permette un ottimo cable management. Appunto avendo una feritoia laterale qua, per alloggiare i cavi dell'alimentatore. Nella scatola, sì, la riusciamo a togliere. Ah, sono incastro questi. Sono incastro. Io c'ho i carrelli. Qui c'è Big Money con il 300R. Abbiamo un accendino. Troviamo signori. Troviamo fascette, viti e altra roba, di cui le viti servono per montare un'altra ventola. Diciamo la busta dal valore di 50 centesimi. Qui abbiamo quattro alloggi per gli hard disk e due superiori, se il cameraman si vuole avvicinare, e due alloggi per gli SSD. Due alloggi per masterizzatore, oppure fan control, oppure qualsiasi periferica che dovrà uscire al di fuori del case. Poi abbiamo due prese d'aria superiori, che ci permettono l'installazione di altre due ventole che possono essere da 120 o da 100, no, sembra solo da 120 mm. E due USB frontali 3.0, un tasto accensione e spegnimento e un tasto di reset. La scocca frontale si dovrebbe smontare. Però smontare. Sicuro non la sai smontare. No, ma non la voglio smontare perché si può distruggere. Ci sono già due ventole preinstallate. Ha già due ventole preinstallate. Abbiamo dei filtri antipolvere qui. Secondo me mi hanno fregato. Basso. A me frontale solamente uno, a te già due. La ventola posteriore l'abbiamo fatta inquadrare. Questo che non ho mai capito cosa serva, forse qualche altra periferica. Una cosa di sport. Filtri antipolvere anche superiori e filtri antipolvere anche qui dietro le ventole. Ecco qua, questo è il case, piccolino, carino, ma c'entra tutto lo stesso indispensabile. La 980. 9,80-10 dovrebbe entrare senza problemi, perché c'è il Big Money pure lei. I distanziatori già sono preinstallati e questo è tutto. Ci vediamo a breve con la prima recensione. Un saluto da Maka e Baka. Ciao!